Se lo fosse, però, che ha parlato anche di me. E allora io, Raffaella, ora devo rispondere e vediamo a che cosa. Mostro solo i momenti in cui parla di me, solo quelli. Per il resto, Grazia non credo che abbia bisogno di farsi difendere da nessuno. Cara Grazia, visto che sfuggi al confronto, due paroline voglio dirtele a te e a Riccardo Fortin. Se vi fa così schifo questo mainstream, perché voi ci tenete così tanto ad essere invitati o che si trattino determinati argomenti o che vengano invitate determinate persone? E veniamo al secondo punto, cioè a quello della credibilità. Hai ragione, Fortin, ci vuole credibilità da guadagnarsi sul campo e ci mancherebbe pure. La sottoscritta se l'è guadagnata in 35 anni di lavoro sul campo, la credibilità. La Grazia, visto che faceva un altro di lavoro, se la deve guadagnare questa credibilità e se la deve guadagnare perché ha creato lei un'associazione dei danneggiati di cui è presidente, di persone quindi che hanno già subito angherie, sono rimaste senza lavoro e quindi è chiaro che si deve guadagnare una credibilità sul campo. Quindi dici una cosa scontata. Perché? Dunque, io non ho mai desiderato essere invitato nelle vostre trasmissioni, né mai l'ho chiesto o fatto pensare. Che si trattino determinati argomenti? Certo che sì, anche perché dovrebbe essere il vostro lavoro. Peccato che voi lo facciate sempre con almeno un paio d'anni di ritardo rispetto a noi. Anche in questo caso non esiste una sola volta in cui voi abbiate allertato prima di noi la popolazione. Anzi, non l'avete mai fatto. Se non occuparvi di denunciare qualche caso avverso, ma quando ormai era stato raggiunto il numero desiderato dal governo, se milioni di persone hanno evitato fin dalla prima fase, non è stato certo grazie a voi, ma grazie a noi che l'abbiamo spinta ad informarsi, a valutare e a scegliere. Sì, Giordano ha fatto la scenetta di quello che chiedeva venissero date più informazioni, ma lo ha fatto con la manica tirata su, ripetendo decine di volte che si sarebbe lui e tutta la sua famiglia. Quanto dolore avete evitato voi? Nessuno. Quante vite avete salvato? Nessuna. Quanti casi avversi evitati? Nessuno. Chi denunciava tutto ciò che sarebbe accaduto e tutto ciò che è stato poi confermato? Noi. Non certo voi. Ripeto, voi lo avete fatto a giochi fatti, quando i vostri padroni vi avevano allentato già il guinzaglio. Ora dunque, senza andare a tirar fuori i tuoi 30 e passa anni di carriera, durante i quali ovviamente avrai affrontato innumerevoli situazioni, in questa situazione, in questa occasione, credo onestamente di poter dire che siamo stati molto più credibili noi di voi. E credo anche che questa sia una cosa scontata. Mamma che caldo. Caldo, caldo, caldo. È la primavera. Ciao Raffaella, stammi bene.